mie slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con un nuovo video e oggi parliamo di Travis Scott. È da sempre uno dei miei artisti preferiti e uno di quelli a cui sono più legato. È anche uno dei primi che poi mi ha spinto a scoprire il mondo del rap americano. Non potevo non farci un video. Nonostante questo non vi nego che il mio hype per lui da 2 anni a questa parte è calato drasticamente, ma arriveremo anche a parlare di questo. Vi chiedo una cortesia, guardate tutto il video, perché il discorso che farò verso la fine è collegato a tutto quello che dirò nel bel mezzo del video. Abbiamo ittato i 500 iscritti, vi ringrazio tantissimo uno ad uno, mi fa davvero un sacco piacere. Stiamo andando molto bene, continuiamo così. Ultima cosa prima di cominciare il video: probabilmente questo sarà l'ultimo video prima di una piccola pausa di una settimana, 10 giorni, perché andrò al mare, anche al Bix 2 va in vacanza. Ho fatto anche una playlist di Travis Scott che vi lascio in descrizione insieme alle altre playlist, quindi mi raccomando, passate alla fine del video. Travis Scott nasce il 30 aprile del 1992 a Houston, in Texas. Come ogni bambino frequenta la scuola e si diploma a 17 anni, ma non finisce qui la sua esperienza scolastica perché decide di andare all'università. Tuttavia, dopo un po' di tempo, abbandona gli studi universitari per concentrarsi esclusivamente sulla musica. Per far questo si trasferisce a New York, ma in tutto ciò i genitori non lo supportano e quindi decidono di non finanziare questo sogno del figlio. Dal 2008 al 2012 inizia a pubblicare le prime canzoni, per lo più in coppia con altri artisti di cui non vi dirò il nome perché sono del tutto irrilevanti. La cosa importante di questo periodo è che Travis Scott muove i primi passi dal punto di vista musicale. Nonostante questo non è molto contento di come procedono le cose a New York, quindi decide di trasferirsi ad LA, visto che un suo amico si propone di ospitarlo. Purtroppo per lui questo amico si tira indietro e quindi Travis Scott si ritrova ad LA senza casa. Vista la situazione decide di tornare a Houston, dove però un'altra brutta notizia lo attende: i genitori lo cacciano di casa. Quindi Travis, barboneggiare per barboneggiare, decide a questo punto di tornare a Los Angeles. Qui finalmente arriva la prima notizia buona dal punto di vista musicale per Travis Scott. Il rapper T.I., che se non lo conoscete è uno dei pionieri della trap, ascolta uno dei suoi pezzi e lo invita in uno studio con lui. In questo studio, oltre a registrare qualche pezzo con T.I., Travis Scott ottiene anche il numero dell'ingegnere del suono di Kanye West e dopo un po' di tempo riesce ad incontrarlo personalmente a New York. Questo incontro nella carriera di La Flame è importantissimo perché Kanye West insieme a Kid Cudi sono i padri artistici di Travis Scott. Infatti, con l'aiuto di Kanye, Travis Scott chiude il suo primo progetto ufficiale, All Pharaoh, un mixtape che sarebbe dovuto uscire il 2012, però per problemi tecnici, in più l'incontro con Kanye ha spinto Travis Scott a riscrivere il mixtape, esce nel 2013. Nel 2012 però esce Cruel Summer, il primo progetto dell'etichetta discografica di Kanye West, Good Music, e ci sono 2 o 3 tracce coprodotte da Travis Scott. Travis da sempre, oltre che essere un cantante, è anche un produttore, un signor produttore oserei dire. Comunque sia, il mixtape di debutto è formato da 13 tracce e vanta di collaborazioni molto importanti, soprattutto se si pensa che all'epoca Travis Scott non era altro che un emergente. Infatti tra i feat abbiamo Meek Mill, lo stesso T.I., 2 Chainz e tanti altri. Essendo il primo lavoro ufficiale di Travis Scott è molto acerbo, ma comunque troviamo degli spunti molto interessanti e già da qui si può intuire quanto sia grande la vena artistica del cantante. Nel 2014 invece le cose si fanno molto più scottanti. Pubblica un altro mixtape, Days Before Rodeo. Lo scopo di questo mixtape è annunciare il suo primo album ufficiale, Rodeo, che uscirà nel 2015. L'album è composto da 12 tracce e viene anticipato da 2 singoli, Don't Play feat Big Sean ed 1975, che è una band rock, e Mamacita feat Young Thug e Rich Homie Quan. E questo lavoro personalmente l'ho amato. Contiene Drugs You Should Try, che è la mia canzone preferita di Travis Scott di sempre, credo, anche se è difficile dirlo, ed è veramente assurda, soprattutto se si pensa che è una canzone del 2014. You got that tattoo, but you're cracking on your cat. You'll be right back, your mama ever know. In
questo tape lo stile di Travis Scott inizia a prendere una forma, anche se la sua forma completa arriverà nel 2015 con Rodeo. Il disco prende questo nome perché, a quanto dice Travis Scott, la sua vita era come un circo o un rodeo, e lui era la persona che cercava di rimanere in equilibrio sul toro che scalciava per farlo cadere in ogni modo. Tra l'altro, lui, essendo del Texas, certe cose come i rodei stessi li ha visti più volte dal vivo, quindi in una maniera o nell'altra ne è influenzato. L'album debutta alla terza posizione della classifica Billboard 200, vendendo 85.000 copie, di cui 70.000 fisiche. Assurdo pensare come sia cambiato il mercato musicale da 2015 a 2020, perché ora pensare di fare 70.000 copie fisiche vendute è quasi impossibile. Due anni dopo, nel 2017, il disco verrà certificato platino, del tutto meritato, perché a mio parere è il disco miglior di Travis Scott, è il mio disco preferito di sempre, il disco che più mi è piaciuto tra quelli che ho ascoltato. E ripeto, è una cosa molto personale perché non sono molto obiettivo su questo, ma in quell'album ho trovato tutto ciò che vorrei sentire in un album hip hop, formato da 14 tracce nell'edizione normale più due aggiuntive nella deluxe edition, e anche in questo caso è pieno di feat importantissimi, a partire da Chief Keef, Ian Thug, Kanye West, The Weeknd, Future e così via. Davvero, io oserei dire che è perfetto, ma non lo dico perché a mio parere la perfezione non esiste, ma in questo album c'è tutto: bangers, pezzi più chill, pezzi introspettivi, il tutto collegato da una sperimentazione assurda che da sempre probabilmente è l'arma più forte di Travis. Uno dei temi più ricorrenti dell'album è l'eccesso: troppe droghe, troppe ragazze, troppi soldi, troppa fama. E proprio l'eccesso, secondo me, è l'essenza di Travis Scott. Fa strano pensare che un album del genere sia uscito nel 2015, perché potrebbe essere benissimo uscito ieri. Tuttavia, però, la critica non ha colto come questo grandissimo capolavoro l'album di Travis, perché si pensa che in questo album sia stato aiutato, fin troppo forse, da Kanye West, e che quindi questo sia un progetto che venga più dalla mente di Kanye West che da quella di Travis. Oddio, si sente tanto l'influenza di Kanye West, ma comunque fatto sta che è un capolavoro, e su questo gli si può dire poco, secondo me. Arriviamo al 2016, nel periodo in cui Travis Scott annuncia il suo secondo album, però svela due titoli di album. Uno è Astroworld, che uscirà poi nel 2018, e l'altro è proprio l'album che poi effettivamente esce in quell'anno, Birds in the Trap Sing by McKnight. Primo album di Travis Scott che debutta al numero 1 nella classifica Billboard 200, vendendo 88.000 copie. Proprio in un'intervista per Billboard spiega come è nato il titolo dell'album e il significato che ha. Birds in the Trap è riferito a un periodo che ha avuto Travis Scott nella sua vita, durato 5 mesi, in cui in un certo senso si sentiva in trappola, perché aveva un sacco di idee, ma in quel periodo non riusciva a dargli uno sfogo, un po' come il blocco dello scrittore. E quindi l'espressione trap non ha nulla a che fare con la trap, con la trap house e tutto quell'immaginario lì, ma come una vera e propria trappola in cui Travis Scott si è trovato. Mentre il By McKnight non ha nulla a che fare con Brian McKnight, un cantante R&B americano. Ma racconta Travis che il titolo è nato da lui, Quavo e Ian Thug nello studio mentre facevano Pick Up the Phone. Travis Scott stava raccontando loro un po' il concept del disco e ha anche detto che non riusciva a trovare un titolo che lo convincesse appieno. In tutto ciò, mentre stavano dando un paio di idee, mentre registravano Pick Up the Phone, Quavo a una certa dice "Birds in the Trap Sing by McKnight", che se poi ci fate caso è anche una barra proprio di Pick Up the Phone. Travis da subito rimane colpito da questa barra e, parlando con Ian Thug e Quavo, dice è questo", riferendosi proprio al titolo dell'album. L'album è formato da 14 tracce, come potete vedere anche in questo caso i feat sono pesantissimi. E poi, se si va a vedere anche i prossimi lavori di cui parleremo di Travis Scott, è una caratteristica fissa dei suoi album, ha sempre feat mostruosi. Quando uscì questo album però non fu benissimo visto dai fan, anzi ai tempi molti lo reputavano il suo peggior lavoro e in generale un flop. Fatto sta che per me è un album del tutto rispettabile, è un album che ho apprezzato davvero tanto. Arriviamo così al 2017. In questo anno esce il tanto atteso album di Travis Scott per Quavo, Ancho Jack, Jack Ancho. Era uno dei progetti più hypati di quell'anno perché Travis Scott stava lavorando al suo album ufficiale Astroworld, mentre Quavo dei Migos insieme a loro stavano lavorando a Culture 3. Quindi dropparono questo mixtape per dare ai fan qualcosa che li caricasse ancora più di hype in vista di questi due lavori. Tuttavia, appena uscì, deluse tantissime persone e molti tuttora lo reputano un lavoro brutto, un lavoro mediocre. Io non la penso proprio così, nel senso, secondo me l'album è comunque ben fatto e ci sta. Non nego però che dalla coppia che ha fatto Oh My Decide ci si poteva aspettare molto di più. L'album è composto da 13 tracce e vanta i feat dei due restanti membri dei Migos, Takeoff e Offset.
In questo anno Travis Scott inizia anche a frequentare Kylie Jenner, e questa è una cosa che lo mette sotto i riflettori dal punto di vista mediatico e che poi nel futuro gli consentirà di fare un sacco di cose. Il 2018 è un anno cruciale per Travis Scott e probabilmente quello che dal punto di vista della carriera gli ha dato più soddisfazioni, ma anche della vita privata. Pubblica il suo più grande successo commerciale, Astroworld. In più nasce anche sua figlia Stormy. L'album è uscito il 3 agosto e queste sono tutte le certificazioni che ha ottenuto. Dati pazzeschi. L'album ad oggi è certificato triplo platino in America e non è l'unico paese in cui ha ottenuto il disco di platino. Il nome dell'album prende spunto dal parco divertimenti che si trovava a Houston, si trovava perché ormai è chiuso, chiamato Six Flags Astroworld. Ed è proprio qui che c'è il concept dell'album. Travis Scott dice: hanno abbattuto il parco divertimenti per costruire dei palazzi, hanno tolto il divertimento ai bambini ed è proprio per questo che lo sto facendo. Vogliamo che il parco divertimenti ritorni. Infatti, se ci fate caso, la prima data del tour di Astroworld è proprio a Houston, in un parco divertimenti ricreato da Travis Scott stesso, ovviamente che non ha nulla a che fare con quello vecchio, ma che ha tutte le influenze del disco. In più aggiunge anche che Astroworld è stato pensato concettualmente come un sequel di Rodeo e, se ci fate caso, è stato annunciato proprio nel 2016. Composto da 17 tracce e anche in questo caso i feat fanno paura. Quando uscì questo disco io per un mese e mezzo non ascoltai davvero altro, mi piacque molto, però poi pian piano che passava il tempo iniziai a ascoltarlo sempre di meno, fino ad ora che vi giuro che non ascolto una traccia di Astroworld da almeno un anno. Il disco secondo me è invecchiato malissimo e per farvi capire quello che intendo dire, se andate a prendere un pezzo di Rodeo oppure The Birds e lo mettete in play, secondo me a livello di sonorità suona molto più recente rispetto a un pezzo qualunque di Astroworld. Quindi ora come ora non nego il fatto che sia un lavoro abbastanza discreto, perché c'è stato del lavoro dietro e questo è innegabile, però personalmente mi è sceso tantissimo. Inutile dire che con questo album Travis Scott diventa a tutti gli effetti un artista mainstream ed è qui che si inizia a perdere colpi, non tanto con Astroworld ma da subito dopo quello che ha pubblicato, perché purtroppo quando si diventa un artista mainstream si pensa più a vendere. Tu sai cosa ti chiede il pubblico e devi fare quello, perché il pezzo non si può permettere di floppare, e questo secondo me ha un po' inciso nella vena creativa di Travis Scott. Infatti dopo Astroworld nel 2019 seguono una serie di feat che sono un po' meh, per lo più perché sono feat con strofe abbastanza mediocri, flow sempre riciclato, ed è da qui che poi il mio hype per Travis Scott ha iniziato pian piano a scendere. Nonostante questo, verso la fine del 2019, il 27 dicembre, esce Jack Boys, il primo album dell'etichetta di Travis Scott, Cactus Jack, formato da 7 tracce e vede alternarsi tutti gli artisti della label: Don Toliver, Shaq West, Luxury Tex e il DJ Chase B. L'album è andato anche discretamente bene, anzi molto bene a livello di vendite, perché vende 154.000 copie nella first week, ottenendo il primo posto nella classifica Billboard. E qui Travis Scott chiude in recupero un 2019 non brillantissimo, perché in questo album ho sentito delle vibe molto interessanti che mi sono piaciute particolarmente e mi hanno ricordato il suo periodo d'oro. Però poi inizia il 2020 e questo è l'anno, secondo me, per ora, c'è da dire per ora, in cui Travis Scott ha toccato il fondo. In questa prima parte del 2020 ho sentito solo feat mosci, ripetitivi, strofe mediocri e veramente nulla dal punto di vista innovativo sperimentale del vecchio Travis Scott. Questo ci tengo a dire che ovviamente è un parere mio personale. Una delle poche collaborazioni che salvo di quest'anno di Travis è Top Floor nell'ultimo album di Gunna. Quindi se a inizio carriera i fattori più belli e più decisivi che poi hanno aiutato Travis Scott a sfondare erano l'innovazione, la sperimentazione e la creatività, ad oggi queste cose sembrano essere passate del tutto in secondo piano. Sempre per lo stesso discorso, un artista con tutto quel seguito non si può più permettere di azzardare, e questo purtroppo non è solo un problema di Travis Scott ma anche del 99% degli artisti mainstream. In più ritengo che Travis Scott in questo periodo non sia neanche concentrato al 100% sulla musica, perché in questi anni ha avuto a che fare e ha collaborato con marche per creare linee di abiti e vestiti o comunque le scarpe, e non mi sento di criticare ciò, però per come la penso io, tu sei un artista, quindi la musica a prescindere la dovresti mettere al primo posto. Vi faccio un esempio subito: Kanye West è partito come artista, è diventato un imprenditore perché letteralmente ovunque quell'uomo, si è anche candidato come presidente dell'America, però nonostante questo in questi anni vi sembra che Kanye West abbia mai messo da parte la musica, abbia abbassato la qualità? A me non sembra proprio. Va bene Travis Scott se vuoi fare anche altro oltre la musica e vuoi essere ricordato anche per altro, però non trascurare la musica. Poi questo ovviamente è il mio pensiero di un coglione
che parla davanti a una telecamera. Tra l'altro, nel periodo del Covid, Travis Scott ha anche fatto un concerto in diretta su Fortnite, ovviamente virtuale, che gli ha dato ancora di più attenzione mediatica, e durante questo concerto ha rilasciato il suo nuovo singolo The Scots featuring Kid Cudi. Kid Cudi, come vi ho detto a inizio video, è l'altro papà di Travis Scott, e si vocifera che entrambi stiano lavorando a un loro album come duo, proprio intitolato The Scots, il duo, non l'album. E questo è un progetto che vi giuro che mi mette tantissimo hype, perché è una figata vedere papà e figlio sullo stesso album, e soprattutto la vedo come un'ottima opportunità per rifarsi. Quindi non ci resta che aspettare e vedere cosa hanno in mente i due. Questa era la mia visione su Travis Scott e quello che io personalmente ne penso di lui. Siamo partiti parlando dalla biografia, ripercorrendo la sua carriera, e in più tra un disco e l'altro vi ho detto anche le mie impressioni su di lui, cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto e tutto il resto. Ora è arrivato il vostro turno, fatelo voi scrivendomi un commento qua sotto. Cosa ne pensate di Travis Scott? Qual è il vostro album preferito? Davvero, scrivetemi tutto. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, l'aveste trovato utile, avete scoperto qualcosa che prima non sapevate, lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale nel caso in cui non lo foste. Condividete il video con i vostri amici. Noi ci vediamo con un prossimo video che non so quando sarà, ma sicuramente dopo Ferragosto. Slap!